vero cammino che ci propone oggi il Vangelo è questo, è quello di tornare da Gesù a ringraziare. È l'augurio che mi viene da farvi per questo pezzo di cammino insieme e il desiderio che ho io, perché è l'unica cosa che può riempire il cuore, ci dice il Vangelo. Camminare insieme, ma farlo come l'unico dei 10 lebbrosi guariti che torna da Gesù per ringraziarlo. Un cammino che è anche un ritorno all'origine del bene per rendere grazie della guarigione ricevuta. E l'augurio che Don Alessandro Cavallo ha lasciato in consegna ai fedeli di Santa Maria Assunta di Campodinè nel giorno del suo ingresso come amministratore parrocchiale. Un pomeriggio di sole ha accompagnato l'inizio del ministero pastorale in Val Garveglia del sacerdote, che resta vicario parrocchiale di San Giovanni Battista a Chiavari, ma assume anche la responsabilità delle parrocchie di San Martino di Caminata e dei Santi Cipriano e Giustina di San Buceto, tutti nel comune di Né. Accompagnato dal vicario generale della diocesi, Don Stefano Mazzini, Don Alessandro è stato accolto dalla comunità di fedeli sul sagrato della chiesa. A portare i saluti dell'amministrazione comunale, il vice sindaco, nonché parrocchiano, Fabrizio Podestà. È una bella notizia, il fatto che sia anche un ragazzo giovane è un'altra cosa che penso che stimolerà tutte le nostre tre parrocchie, diciamo, che va a guidare Don Alessandro. È una cosa bella, salutiamo con piacere, ne approfitto, i suoi predecessori che ci hanno lasciato un buon segno, ci hanno fatto fare un bel cammino insieme e speriamo di fare altrettanto con lui, ma sicuramente sarà così. Cosa gli chiedete? Ma noi diciamo che le richieste per un posto come il nostro sono quelle di chiaramente di essere vicino anche ai malati, soprattutto che magari non possono venire in parrocchia, ecco, di stare vicino soprattutto a questo, di avere anche un po' di pazienza con noi che a volte non siamo proprio perfetti, ma certamente vogliamo che del bene. Al termine della messa i parrocchiani hanno regalato a Don Alessandro una stola. Dopo la celebrazione eucaristica i fedeli hanno portato in processione l'arca della Madonna del Rosario, di cui viene festeggiata in questi giorni la ricorrenza.